Post è un'azienda che è da sempre stata azienda sociale di mercato. Noi abbiamo sviluppato un piano industriale che mette al centro l'obiettivo di essere un motore di sviluppo e di inclusione per il Paese, facendo al meglio i nostri mestieri in una fase di profonda trasformazione economica e sociale che nel caso nostro ha a che fare con la digitalizzazione. Avere l'opportunità di partecipare a un evento che mette al centro del dibattito la sostenibilità è per noi molto importante, perché della sostenibilità noi viviamo e sviluppiamo, e quindi aggiungiamo al tema della digitalizzazione e dello sviluppo inclusivo anche una crescente attenzione all'ambiente, su cui abbiamo già dei risultati ma su cui ci impegniamo ancora maggiormente da oggi. La strategia Green di Poste, partirei dalla definizione più attuale di una strategia green di impresa, che fa anche riferimento a quello che il Papa ha scritto nell'enciclica, cioè la sostenibilità come somma di due componenti: sicuramente un'attenzione all'ambiente, ma anche un'attenzione alla sostenibilità sociale ed economica in termini di inclusione e coesione sociale. Quindi è questa la nostra strategia. Noi abbiamo già attivato una serie di iniziative per aumentare il nostro ruolo di coesione sociale e abbiamo e oggi annunciamo l'impegno nei prossimi mesi a mettere a punto degli obiettivi anche sfidanti in termini di impatto ambientale. Noi abbiamo già portato a casa dei risultati importanti, abbiamo ridotto in modo sostanziale negli ultimi due anni la produzione di CO2 dei nostri impianti, abbiamo già una flotta con più di 1000 veicoli elettrici, abbiamo acquistato nel corso di quest'anno carburanti generati, energia generata da fonti rinnovabili al 100%. Si tratta oggi di continuare su questa strada, ma come ripeto soprattutto restare Poste nel momento in cui la digitalizzazione ci chiama a nuove sfide di sostenibilità.